Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occuperemo di FabFilter Pro Q 3, la nuovissima versione del plugin di FabFilter dedicata all'equalizzazione più estrema. FabFilter Pro Q, infatti, è il plugin di equalizzazione forse più famoso in questo momento in tutti gli studi di registrazione di mastering, in grado di lavorare in maniera estremamente dettagliata su tantissime audio tracks, sia di strumenti singoli, sia sul master dedicato, su master bus o su mix bus. Vedremo in questo brevissimo tutorial quali sono le nuove features e come poterle utilizzare velocemente all'interno di un nostro brano. Vi consiglio di mettere le cuffie per ascoltare i dettagli più importanti delle operazioni che andremo ad eseguire. Utilizzeremo un brano di Gianfranco Mauto per il prossimo album su cui sto lavorando per poter testare tutte le nuove features di FabFilter Pro Q3. Vediamo nel dettaglio che cosa sto utilizzando. Cancelliamo tutta l'equalizzazione che ho creato, cliccando su tutti quanti e schiacciando il pulsante Delete. Come possiamo notare, FabFilter ci mostra l'analisi spettrale del brano. Se rimaniamo con il mouse nella parte sottostante, la nuovissima feature di Grab Spectrum ci permette di vedere quali sono in questo momento i picchi che influenzano l'equalizzazione generale del brano e poterli correggere molto velocemente, ad esempio in questo modo, creando subito, immediatamente, al di sotto una parte di equalizzazione rapidissima per poter correggere al volo la nostra curva di equalizzazione nei picchi. Questa posizione è attivabile appunto da questa funzione qui interna, lo Spectrum Grab, come vi dicevo. L'altra funzione interessante è indubbiamente la possibilità di creare un'equalizzazione dinamica. Infatti FabFilter Pro Q3 ha in questo momento la possibilità di generare curve di equalizzazione dinamica come avviene nei compressori multibanda ed è estremamente utile perché lavoriamo direttamente sulla campana che fa riferimento alla sezione di compressione. Facciamo un esempio: nella parte bassa, sugli 80 Hz circa, cerchiamo di applicare la compressione dinamica, cliccando sempre dal menu all'interno della nostra tendina, trasformarlo in un compressore dinamico. In questo momento sta comprimendo leggermente lo sbalzo sui bassi, sugli 80. Esageriamo. Alziamo il volume. Sempre dal menu interno a tendina, che fa riferimento al nostro punto di equalizzazione, possiamo scegliere appunto se spegnere o accendere la frequenza, ascoltarla in solo o cambiare il tipo di campanatura o addirittura lo slope interno per poter essere più chirurgici e dettagliati su alcune parti di frequenze. Vediamo velocemente anche le altre ultimissime cose. Come nella versione 2 possiamo scegliere velocemente cliccando all'estremità il low pass filter e l'high pass filter. Dopodiché già all'interno del low cut possiamo scegliere il nuovissimo slope brick wall. Questo ci permette di tagliare di netto la frequenza in maniera brutale, che normalmente non si riesce ovviamente ad ottenere un risultato prettamente musicale, ma diventa estremamente utile nella fase di correzione di alcune frequenze o nel sound design. Facciamo una prova cercando di separare violentemente i bassi e gli alti nella sezione MS. Infatti, che cosa succede? Che infatti nella nuova versione 3 possiamo rendere ogni punto di intervento all'interno dell'equalizzatore in modalità stereo, mid-side o left e right separate, indipendentemente da che cosa facciano le altre campane. Con questo sistema infatti potremmo sbizzarrirci nella creazione di equalizzazioni estreme o quantomeno inusuali. Facciamo una prova diretta su questo nostro mix e, utilizzando il brick wall che ho messo in questo momento a 20 Hz, lo trasformiamo in modalità MS. Quindi vado su mid,
lo separo dal side. In questo modo posso far sì che il mid continui a mantenere tutto lo spettro della song, mentre nella parte side posso tagliare i bassi fino a un certo punto e rendere più monofonica questa sezione risultante tra i 20 Hz e i 100 Hz, oppure spingermi ancora verso i 200 Hz. In questo modo potrò avere tutta la sezione bassa dai 200 Hz in giù in modalità monofonica e lasciare più libera, in questo caso, la cassa ed il basso rispetto agli altri tipi di frequenze. Rimanendo nella sezione stereo, posso ovviamente enfatizzare gli alti, rimanendo però con questa campanatura nella modalità stereo. Potrò poi fare delle modifiche interne, ad esempio comprimere, quindi rendere questi altri due punti in modalità dinamica e correggere dinamicamente l'equalizzazione, in questo caso della parte mono, in questo caso della parte stereo. Ascoltiamo già il risultato in questo modo. Facciamo caso al basso che in modalità attiva si concentra nella parte centrale, mentre bypassando il plugin si riapre verso i laterali, left e right. Potrei in questo momento scegliere di comprimere le medie, quindi trasformare questa sezione in modalità dinamica. Creando un bumping . Questa è la parte che fa riferimento al gain della banda, quindi è la stessa compressione che in questo momento ha una soglia automatica, ma possiamo modificare la soglia spostandoci qui di lato. Torniamo dietro e facciamo la stessa cosa sui bassi mono. Trasformiamola in dinamica. Pompiamo. Quindi utilizziamolo in modalità espansione. E creiamone un secondo che limiti la punta. Sentiamo con e senza. Ovviamente all'interno di ProQ3 possiamo creare un'infinità di bande di correzione rispetto agli altri plugin di questo tipo, che comunque hanno una limitazione nelle bande. In questo momento lo sto utilizzando in maniera abbastanza arbitraria, ma anche utilizzato attraverso i preset possiamo ottenere un notevole miglioramento dei nostri mix. Andiamo sugli strumenti singoli, ad esempio apriamolo ora sulla batteria e trasformiamo il rullante, quindi togliendo un po' di... mettiamolo in sole il canale, avremo modo di ascoltare il rullante e il suo riverbero che si sviluppa su questa fascia di frequenze, comprimendo ovviamente dinamicamente la sezione. Possiamo far sì che il riverbero sia meno evidente e quindi risulti un po' più simile al sound anni 80. In questo modo sto contenendo il riverbero. Posso già in questo punto tagliare le basse e lasciare più spazio al basso sulla parte sub del suono. Scegliamo uno slope più veloce.
andiamo sulla sezione dei bassi ed enfatizziamo la parte riguardante, quindi facciamoli un po' più grossi nella parte sub, dove ho tagliato una parte della batteria, facendo risuonare questa sezione e comprimendo leggermente i medi. Sentiamo il risultato con la batteria. Possiamo spingerci oltre facendo sì che, per esempio, il fab filter aperto sulla ritmica ci mostri anche la parte di EQ che fa riferimento al basso. In questo modo possiamo tenere nella stessa visualizzazione ciò che accade nelle due frequenze. Potremmo addirittura inserire una song campione in sidechain per poter copiare l'equalizzazione con il nostro EQ match. Il mix rispetto al basso. Qui noteremo una parte rossa che rappresenta il punto di energia massima che si sta sviluppando nella sovrapposizione di frequenze all'interno di questa traccia. Questo ci dà modo di capire qual è il punto della traccia che sta spingendo dinamicamente di più ed eventualmente correggerlo. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere i fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!